Ciao bestiacce da Svidugen 74. Oggi siamo su Deadlight, che è un giochino che ho scaricato dalla piattaforma digitale, che ho comprato, costava poco. Adesso qua c'è il filmato che Just se like dopo sharks. vorrete saltare vi metterò un When they linketto. stop moving, Sei come gli they squali, die. Carla. That's how you are, Carla. Quando smetti di muoverti, è la fine. Save yourself. Salvati. Seattle, 4 luglio 1986. 145 giorni dall'inizio dell'epidemia. After the storm came the Dopo la cold, tempesta, silent giunse quel storm. silenzio spettrale Crazy. che fa impazzire gli uomini. Carla, Carla, perché? Perché? Randy, ti spiacerebbe dirmi cosa cazzo è successo? È stata morsa ovunque. Lo sapeva che non sarebbe dovuta uscire. Sei stato tu a ucciderla, bastardo, assassino, è morta! Che cazzo hai combinato? Se la tua sorellina fosse rimasta viva a quest'ora, saremmo tutti morti. Quante volte abbiamo ripetuto che non dovete allontanarvi dal gruppo? Mai, vuol dire mai. Il colpo deve aver decisamente attirato la loro attenzione. Nonno, se non raggiungiamo quel rifugio militare di cui tanto parli, finiremo per morire qui. Il messaggio alla radio diceva che era da queste parti, circa 5 miglia a ovest di qui. Andiamocene via da qui, forza. Non ho intenzione di lasciare mia sorella qui da sola. Ormai non c'è più niente da fare, Stella. Sam, Ben, Stella, uscite da qui presto, andate al punto sicuro, ci troviamo lì. Devo trovare la mia famiglia, è l'unico posto. In bocca al lupo, Randy, so che lì ti troveremo. Quel giorno non iniziò nulla e non finì nulla. Era solo un altro giorno, un giorno come un altro. Il mondo era in agonia e noi ne eravamo gli ultimi sopravvissuti. Ok, adesso dovrebbe iniziare il gioco. Buona fortuna, Randy. Grazie. Allora, qua, dunque. Con la E posso interagire con gli oggetti. Qua c'è sto simpatico cadaverino. Ecco. Ricciolo biondo fragola, il mio ultimo ricordo di Carla. Wow. Biondo fragola, cioè o biondo o color fragola, cioè biondo rosso. Tra il biondo e il rosso? Oppure perché è sporco di sangue? Cioè, biondo fragola. È un colore, non lo so, non mi intendo di tinte per capelli. Barra spezzatrice per saltare, sì, il solito. Per aggrapparmi alle sporgenze. Oh, ci sono delle simpatiche freccettine per capire dove devo andare. Mi sarà molto utile perché io sono molto nabbo e quindi queste ci sono delle freccettine che ti aiutano. Sì, l'inizio è tipo tutorial. Allora, qua ci devo dare delle pedate per aprire questa porta. Dunque, premi due volte. Ok. Allora, e. Ah, saltiamo un attimo. Dov'è il tasto? Ecco, scusate un attimo. Allora, dunque, adesso sono qua dentro. Vediamo un po' il da farsi. Qua sotto c'è qualcosa. Il legno e marcio e le assi sono indebolite. Ok. Saltare, saltare non è che si spaccano. No. Il mio peso non è abbastanza per spezzarle. Forse riuscirò a trovare qualcosa di pesante nel magazzino. Ok. Ora cerchiamo sto magazzino. Altri zombazzi! Oh oh! Qua c'è troppa gente. Ecco, ah, il pulsante sinistro, da. Ah, li sbatte giù però. Solamente. Beh, c'è una scala lì. Adesso io provo ancora. Non riesco a ucciderli, no, lì. Cos'è? Li sbatte giù per terra e basta. Io riprovo ancora e vai giù.
boh, saliamo. A questo punto saliamo. C'è una radio, Punto sicuro di Seattle ormai deve essere l'ultimo baluardo di tutta la costa nord-ovest. Tutti quelli che sono ancora in vita... non ho fatto in tempo a leggere. Non lo dice più niente, niente. Dai, ascolta di nuovo la radio. No, niente. Apriti porta. Apriti sesamo. Allora, qua siamo nella parte alta. Dunque, per afferrare gli oggetti pesanti, muoverli e spingere l'utile. Quindi ce lo devo, devo tirarcelo addosso. Sì, così si spezza. Lo tiro contro le assi, così. Ah, lì c'è qualcosa. Cos'è? Carta d'identità di uno sconosciuto, si chiama RT Chase. Ok, allora adesso spingiamolo giù. Dai, spingi, che sono tutti lì, così li schiacciamo, spezziamo anche le assi. Vai, perfetto. Allora, adesso dobbiamo saltare di là. Ok, dunque aspetta, nell'armadietto lì c'è qualcosa. Pagina perduta del mio diario. Tutti quelli che sono ancora in vita staranno cercando di raggiungerlo. Ecco, il punto sicuro di Seattle. Ecco cos'era, come finiva. Tutti stanno cercando di raggiungerlo, il punto sicuro. Ok, adesso scendiamo. Oppala. Piano piano. Ah, qua c'è un'altra cosa da spostare lì. Ah no, non serve spostarlo. Ad abbassarsi il control. Ok. Dai, passati, cretino, vai avanti, ok. Bene. Premi il pulsante verde, libera la carica sull'ombra. Ah, splat, bellissimo. Andiamo di là. Che salto. Dai, torna su. Dai, sali. Dai. E salta meglio. Ecco, vai su. Vediamo un po'. Saliamo sulla scaletta. I zombetti sono lì in basso. Allora che salto del cavolo. Dai. Niente. Riproviamo. Saltiamo meglio. Uno. Due. No, aspetta. Che salto? Dai, prendi la rincorsa. Prendi la rincorsa. E vai. Sali su. Salta, dai, no, lì, ecco, giusto. È perché la prospettiva a volte non si capisce bene dove uno deve saltare. Quello lì si spezzerà di sicuro. No, non si spezza, dai. E io che pensavo male. Niente, allora salta di là. Ah, ecco. Andiamo, avanti. Oh, qua si scassa tutto qua. Disastro.
Che bel salto che ho fatto. Ormai divento un professionista. Ben and the others made it out. They deserve better than this world. Sono belli però i scenari. Ah, premi F per provocare i nemici. Qua, qua, venite qua. Così beccate la scossa. Poveri zombetti elettrificati. Ecco, adesso abbiamo tolto l'energia. Dunque, di lì. Ah, un medikit per curarmi, vabbè. No, non ci salto lì sul coso spinato. Devo salire. Dunque, di là. No. Ah, no, 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 quella scaletta là del coso devo salire, ok. Perfetto. Scivoliamo pian piano. Allora, qua la devo... Oh, ecco. Una spallata. Si risolve tutto con una spallata. No, cos'è l'aggiornamento? Fine del tunnel. Bene, Stella e Sam sono riusciti a fuggire nel furgone che ci ha portati a Seattle. Ah, vabbè, vabbè. Ok. Salta. Che è una fogna. Pace stranamente, permessi va nella città dolente, permessi va nell'eterno dolore, permessi va tra la perduta gente. Io ho già sentita questa poesia, di chi è? Di Milton? Ah, non mi ricordo. Allora, ecco. La manovella, facciamo... Così l'acqua se ne va. Splash. Dunque, c'è dell'acqua alta anche qui. Allora, niente, con la manovella ruotiamo la manovella anche qua. Tocca scendere giù. Splash, splash. E come vado piano in mezzo all'acqua. Oh, si risvegliano gli zombie. Oh, 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 oh. Ai, 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 ai. E io vado lentissimo qua. Dai. Arrampicati. Salta, salta, salta. No, no, salta, salta. No, 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 no. No, oh, oh. Ripetiamo. Allora. Adesso però salta. Dai, sono anche indietro. Ah, ok. Bene, bene, bene. Saliamo su. Dai, fai un salto decente, eh? Ok. Aiuto, che rischio. Che brutti versi. Medikit. Statale 5. 4 luglio 86, ore 3. Questo è ciò che rimane del nostro mondo, un'oasi morente, non c'è più acqua, vabbè, vabbè.
Secondo la mappa dovrei attraversare questa autostrada per avvicinarmi al punto sicuro. Ok. Yeah. Va bene ragazzi, per questa prima parte la finisco qua. Ciao a tutti da SvideoGames74.